Buongiorno! Dovete avere paura, è un proiettile alla capezza. Vi dovete caccare in sotto. Memo! Passa all'altra squadra? Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Last of Us. Con voi, Vincent. Questa puntata è finita, si è conclusa, si è fermata, insomma. Con noi che salutiamo Tommy. Quindi decide di portarla Joel. Dalle luci. Grazie a Dio, me non è colpa mia se non hai detto piace. Allì, ne ha trovato un altro. Comunica a Carlos che ne ha trovato un altro. Radicali liberi. Stai indietro. Quindi adesso possiamo scendere da cavallo per prendere delle rube. Ciò vuol dire che dobbiamo stare attenti a prendere tutte le cose che troviamo in giro, che possiamo trovare in giro. Possibilmente vorrei trovarle tutte. C'è Ellie che continua a imparare a fischiare. Tipo impara, vabbè, ha imparato. Ok, dobbiamo trovare questo edificio. Andiamo nella zona centrale, da lì vedremo il resto del tempo. Fortunatamente lei ci può seguire col cavallo. Oppure se la può svignare, è capace. Poi a meno che non mi mette sotto. Vabbè, va. Lancia fiamme. Che roba è? Si inventavano proprio di tutto qui. Magari adesso potremmo modificarlo già. Ma prima controlliamo, ovviamente. Tanto stava Joel che saltellava. Ok, stiamo trovando un bel po' di ingranaggi. Bello grande sto posto. Quanto grande è? Non riesco a raccapezzarmi. Certo, sarebbe anche il momento di modificare per avere una doppia fondina. Facciamo questo. Questo che ci siamo, facciamo questo. E poi non possiamo fare più niente. Certo, potremmo fare la fondina, ma... Aspettate. Mi stavo dimenticando questo. Spero proprio che non mi sto dimenticando niente, nel senso di... Prova di attrezzi di livello 4. Attenzione Callus, non vorrei mica farti venire un Callus. Sarà una lunga sessione di ispezione. Quanti pezzi che ce ne siano? Madonna, mazzo pava la testa. È una bella squadra, un'operazione così. Credo che ci saranno i miei compagni. Non lo so. Oh. Stai col cavallo, guarda. Sì, sì, voglio che scappi via. Io spero che non siano. Ma sono tutti runner o c'è qualche clicker? Sembrano essere tutti runner. Poi è capace che mi sbaglio. Urco! Via, via! Fuoco! Un po' di fuoco non vi farà male. Che paura? Strillano che è una bellezza comunque. Sì, beh, tutto fatto arrosto. Si sente un buon odorino di carne bruciacchiata. Certo, in un modo o nell'altro potevo anche prenderli tutte ammazzate e non sprecare niente. Facciamo il nostro lavoro. Ho sbagliato. So come cavolo ho fatto a sbagliarmi. È una cosa così semplice. Mo, si è dato proprio una spinta nella carica. Ehi, canta. Ma smetti. Serio? Canta qualcosa. Ah, no. Avanti, non rido. No, ci... Dove? Ehi, tutta sta carica. E qui? Poi è aperto. Ehi, piastrina delle luci. E altre 5 pillole. Che è passato di qui? Alex il leone. Olè. Wow, te ne
sono scimmie. Sì, un sacco di scimmie. Quante scimmie. Dai, mettiamoli sotto. Mettiamole. Oh, oh, qui c'è qualcosa. Lì ho visto delle scale, quindi magari potremmo trovare lì gli attrezzi di livello 4. In compenso, qui abbiamo trovato i corpi della pistola, che abbiamo sprecato abbondantemente. Kit soccorso. Kit soccorso. Oh. Com'è che mo non passa? Boh, proviamo di qua. Di qua sì, di là no. Uno stadio. Ma che stadio è? Di calcio? Nathan Sick Stadium. Vabbè, lo stadio di Nathan Drake. Che lui non scende. Generatore disconnesso. Ah, il palazzo di vetro. Sembra che siano anche connessi. Ah. Là c'è un generatore. Vedi? Beh, stai qui e... Tieni d'occhio il cavallo. Perché non controlli il cavallo? Spero soltanto non ci siano degli infetti, perché se no sarebbe bellissimo. Fin quando c'è roba da prendere, io la prendo. Troveremo di tutto qui, ne sono certo. No, scommetto che qui ci sarà qualcosa. Qualcuno, anche se ormai qualcosa sarebbe più azzeccato. No, si scende, ma veramente. No. Fammi indovinare, sono tutti clicker. Che bel posticino. Un posto... Oh, che succede? Un posto allegro. No. No, raga, quello è un blooper. No, veramente, stai scherzando? Mio Dio, qua ci perderemo tutta la giornata. Tu non mi vedi, eh? Se ti accorgi... Da dove? Oh! No, vabbè, raga, qua conviene... Io non so se mi ha scoperto per la luce, boh, per cosa mi ha scoperto quello? Vabbè. Lasciamolo passare, questo bimbo carino. Purtroppo quello ho dovuto accoltellarlo perché non si trovava proprio una bella zona. Mannaggia la miseria. Si vuol ple, te ne pusci? Oppure no, ma proprio da qui, dai. Vattene via, vattene. Che fai? Non si capisce niente. Qui c'è il bloater. Carino, carino. Pare che sta ruttando. Vuoi un po' di bicarbonato? Muoviti, muoviti, muoviti. No, no, fai. Ci manca solo che riesci a sfondare tutto. Wow. Va, 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 va. Sì, Joel, conviene andarcene. Non è che volevo dire, però conviene. Mamma mia, raga, come una sua scampata bella. Stava raggiungendo quel bloater. Poi stati bene. Se lo voleva sentire Joel che strillava, ci avrebbe fatto a pezzi. Infatti all'improvviso ho incominciato a tastare quadrato ripetutamente come non ho mai fatto in vita mia. Altri effetti, sto bene. Sì, beh, siamo morti solo una volta. Che dobbiamo fare? Sposta il carrello che lo apriamo. Ah, grazie per la risposta. Ma non facciamo casino. Vabbè, non credo. Questo qua è silenzioso. Ci hanno messo il silenziatore. Le cose strane. Opsa. Se ne va bello con calma, Ellie. Credi che quei clicker fossero luci? Ne 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 ne. Ma di che ci avrei che danno ormai? Come difesa, forse loro lo stesso. Niente guardia, niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. Fino ad ora non abbiamo incontrato nessuno. Sei mai stato a questi posti? Cosa, università? No. No, non da studente. Perché no? Ero molto giovane quando ho avuto Sara.
Hanno parlato un po' di Sara, però. È bello che Joel ne ha parlato così, tranquillamente. Cioè, nel senso, non è che ha detto è un brutto argomento di cui parlare. Guarda, non ne voglio più parlare. Vicino a un laboratorio di scienze. Quindi siamo quasi arrivati. Piastrina delle luci, vediamo. Eric Griggs. Ehi, guardala tu. Sembra una via d'accesso. Io magari è aperto. Perfetto. Beh, sono quasi sicuro che col cavallo non si può fare niente. Anche perché non è che ci può andare a sbattere di testa. E andiamo. Attenzione, non metti in mezzo il cavallo perché sennò è capace che a sbatterci contro. A posto. Ci servi ancora, bidone. Il tuo compito non è finito. Ole. E ole. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatto. Grazie. Diamo un'occhiata. Vabbè, poi in un posto del genere possiamo trovare di tutto. Salve. Tutto a posto. Oh, alla grande. Però magari avere gli attrezzi di livello 4 sarebbe meglio. Io direi, a meno che non troviamo... Luci! Qui c'è la cura per l'umanità! C'è nessuno? Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Qua, se non troviamo gli attrezzi di livello 4, mi arrabbio. Oh, finalmente. Adesso sì che possiamo farci una bella scorpacciata di robe. Molotov potenziate. Anche se Molotov, fumogeni, ma di ste robe non me ne frega niente. Cioè, non è che utilizzo robe del genere. Cioè, proprio in caso eccezionale. Niente di Non c'è niente di interessante, solo un bacio. capisco. Sembra che abbiano fatto tutti le valigie e siano scappati. Beh, forse Stammi vicino. Ok, si sta facendo tutto più inquietante. Cos'è sta roba qui? Radiografia dei funghi. No, stai scherzando. Crescita dei funghi sul cervello del paziente. Ma penso non sia andata a finire molto bene. Sono brutte però, fanno spavento. beh, almeno non sono clicker. Almeno quello, guarda. Sì, e non ci sono luci. Beh, magari nel frattempo si sono trasformati in scimmie. Avevano abbastanza del loro corpo, si sono trasformati in scimmie. Hanno fatto come a Goku o come a Vegeta. Aspettate, ma quindi stavano facendo degli esperimenti sulle scimmie, cioè stavano vedendo se il fungo Corbit Def, come cavolo si chiama, non mi ricordo, se funzionava anche sulle scimmie. Ma siete scemi? Queste luci non si capisce che caspita avevano in mente. Boh, proprio se ne andavano cercando, secondo me. Ma davvero? Io sono morto. Oh, lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri? Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là. Che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Conosco la città. È lontana? Non è vicina, voglio dire, ma a cavallo. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Perfetto, ci hanno Che scoperto. diavolo sono quei tizi? Che bello che sei, buongiorno. Non importa, so dove andare, usciamo di qui. Maledetta! Oh, ma proprio sempre così. Vabbè, te la vedi tu e la mia mannaia, cioè la mia ascia, o la mia accetta. Sì, bello proprio, eh. Oh! Quando scappa?
Oh, ho colpito io. Come l'ho detto? Attenda a te. No, alla grande, non sapevo nemmeno se lo stavo colpendo per bene. Quello ha deciso di morire. Ve lo dico io. È un proiettile alla capezza. Chitamung, olè. Hai capito questo? Buongiorno! Dovete avere paura di me. È questa la verità. Vi dovete cacare sotto. Oh! Memo! No, però sta cosa in gove... Ma dove vai? Che fai? Dai le accettate all'aria. Boom! Gesù, Joy! No! Ma questo è fesso, però. Io un po' di più perché era così... Stava così fermo, io l'ho mancato. Prendi il coglione! No! No 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 Oh, oh, oh. Che cosa devo fare? Che devi fare? Cosa? Vuoi? Ho preso al volo. Ok, ora devi tirare. Ok. Ok, sei pronto? Uno, due, tre. Ah! Tira! Oddio. Raggiunge il cavallo. Scene come queste ti fanno pensare. Non vedo nessuno. Ancora un attimo e... Uff. Tutta questa scampagnata fatta per niente. Sto bene. Sto bene. Puoi occuparti della finestra. Già. Se mi fai passare. Ok. Ma che ce la faccio. Cristo. Avanti, muoviti! Ti vedo. Tanto piace. Forza, mio. No, 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 no. Belli. Resta qui. Aggiro lo stronzo. Per favore. Vabbè, forse per fargli un diversivo. Erano i miei amici quelli che hai ucciso, stronzo. Vieni fuori o vuoi risolverla con le cattive? Piccola stronza. No, no, mancato due volte. Come si fa? Come? Vabbè, mo sto mezzo sbandato pure io. Come sta lui? Sto pure io mezzo sbandato. Dobbiamo portarti fuori di qui. Lo so. E non ci vedo più da fare. Non stai bene, Joel. Andiamo adesso. No, ma no, sto perdendo troppo sangue. Muoviti! Qui non Beh, c'è per nessuno. L'uomino l'ho distratto, Veloce. Stai andando bene, continua così. Io che sto provando ad accendere la lampadina qua, la torcia. Sì. No. Puoi camminare. Sta messo male. Sì. Penso un po' se deve star allora pensare. Cammina, cazzo! Alla torcia. Ecco l'uscita. Oh. E siamo vicini. Porta, porta. Per favore, quattro passi. Sì, però, questi sono 4000 passi, per me. Ehi! Joel! Dietro di te! No! Cosa? Lì. No. La ragazzina dietro, è armata! Ehi! Oh, merda! Oh, merda! Piccola stronza! Joel, vieni, alzati. Metti il braccio attorno a me. Bene, andiamo. Giuro che se ti tiro fuori di qui, ti faccio cantare per me. Sì, volentieri. Ti piacerebbe. Intanto siamo passati sopra un cadavere. Aspetta qui,
Apro la porta. Sta tremando, guarda. C'ha freddo. Beh. Avanti. Dai, andiamo. Che cazzo? Ci frega pure il cavallo. Atto. Forza. Prendi il cavallo. Ok. Riesci a salire? Vai. Siamo al sicuro. Joel. Joel. Merda. Joel, dai. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare.